La convivenza di Alfonso d'Apice e Federica Petagna continua a catalizzare l'attenzione nella casa del Grande Fratello. Nonostante si siano presentati come ex coppia, i due sembrano ancora legati da tensioni irrisolte, alimentate dall'arrivo di Stefano Tediosi, il tentatore che aveva già influito sul loro rapporto durante la partecipazione a Temptation Island. Nella notte è arrivata una dichiarazione inaspettata da parte di Alfonso. Qualche sera fa sarebbe scattato un bacio sotto le coperte con Federica. Alfonso d'Apice, che non ha mai nascosto di essere ancora innamorato della ex fidanzata, ha fatto una rivelazione inaspettata durante una conversazione con Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Il ragazzo ha raccontato che il giorno prima dell'ingresso di Stefano Tediosi, Federica lo avrebbe baciato. «Se mi vedi così non è per Stefano, non voglio metterla in difficoltà. Io do valore alle cose ed è ovvio che sono un po' spiazzato, però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. È successo qui a letto, sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato, no, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po' arrabbiato e poi mi sono isolato». A questo punto Jessica ha suggerito ad Alfonso di smettere di proteggere la sua ex fidanzata e di lasciarle la libertà di spiegare lei stessa il motivo dei suoi comportamenti. Dopo l'ingresso turbolento di Stefano, Federica si è lasciata andare anche con il ragazzo e negli ultimi giorni sono scattati diversi baci tra i due sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello. Cosa accadrà quando Alfonso Signorini svelerà la confessione di Alfonso? Non ci resta che aspettare la prossima puntata, martedì 19 novembre, per scoprire come...